Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una reaction e oggi andiamo ad ascoltare VT2M Mixtape, il nuovo album di Vazte. Dopo 4-5 anni che l'aveva annunciato, è finalmente pronto a droppare il suo primo album ufficiale. Quella che vedete è la tracklist, è composto da 10 tracce più una bonus che sarebbe over 2.5. Oltre ai soliti membri Well Bandana troviamo anche Drefgol, Pepe Sox, Rcomi e questo Sub 12 che, nel caso in cui non lo conoscesse, non lo conoscevo neanche io, sono andato a informarmi su chi è un artista inglese che fa UK drill. La vedo un'ottima opportunità sia per Vazte per mettersi in mostra, ma anche proprio per l'Italia come nazione, come scena. L'album è stato anticipato da 3 estratti. Proprio la bonus track Over 2.5 è una canzone tipo di 4 anni fa che finalmente Vazte si è deciso a caricare sui servizi di streaming, mentre gli altri 2 estratti sono Schillato e Benedetta Fittizi, che non andremo ad ascoltare, ma perché ho già fatto la reaction e trovate il video nel mio canale, vi lascio il link qua sotto nel caso in cui ve lo foste persi e foste interessati a sapere cosa ne penso. Detto questo, possiamo anche iniziare con la prima traccia, Giotto. Se sente casino, scusi, siamo dei bulli, non si scomodi a chiamare il 118, certo che siamo in torto. Il pischio non fumava giù, li fumava troppo. Oh, direttamente in casa se la lascia aperta. Capisco che per voi sia sabato, per noi un incarico. I miei nuovi amici mi chiamano ma non mi amano. Sono anni che ti aspetti il mio disco, così tanti che sospetti di autismo, ma i problemi fra non sono mica di tutti, mi hanno messo pure su una rivista. Rivedo mio frate pieno di dubbi, non so se studio, spaccio, lavoro, faccio l'artista. Ok, ci sta, come prima traccia l'accetto. A metà prima strofa il beat inizia a pompare e la canzone si fa sicuramente più viva. Vazte dice proprio: sono anni che ti aspetti il mio disco, così tanti che sospetti di autismo. E poi continua anche: rivedo il mio frate pieno di dubbi, non so se studio, spaccio, lavoro, faccio l'artista. E secondo me Vazte in questi anni è stato come in un limbo, nel senso che non si è mai deciso appieno su quale percorso scegliere. Magari non poteva permettersi di mantenersi solo con la musica e quindi non è mai riuscito a concentrarsi appieno su questa. E magari o qualche lavoretto, proprio l'università, gli ha tolto del tempo che poteva dedicare pienamente alla musica e che spero abbia deciso di fare adesso. Passerei con la seconda traccia, Big Dog feat. Brash e Drefgol. L'America trasloca, la metrica ti sciocca. Mentre giro il mio video, oggi mi prendo una pallottola. Rimetti rovino, scritto su una targa esposta. Non dico più una minchia, poi la gente la screenshotta. Io sono un big dog, non un big snake. Come no joke, come don't play. Nova dop, cosa c'ho nei miei balmain? Il cappè doppio, vedo anche doppio display. Deve essere Walker, non quella lì in pacotta. Io non tratto la cruda, io non tratto la cotta. Ma la droga va ruba sempre, anche se è più costosa. Il mio bro fattura sempre, anche se a volte ce n'è poca. Questa carina sul serio, Drefgol mi è piaciuto un casino, sia nel ritornello che ovviamente come suo solito è molto orecchiabile, ma fa davvero anche una strofa molto molto figa. Vazte invece lo troviamo solo nella prima strofa. L'America trasloca, la metrica ti sciocca. Mentre giro il mio video a Gem mi prendo una pallottola. Questo sta a indicare il fatto che magari il rap italiano negli ultimi anni abbia fatto dei passi avanti e che quindi secondo Vazte può essere anche paragonato con quello americano. Questa affermazione secondo me è in parte vera, ma dall'altra parte non lo è per niente, perché secondo me c'è un divario ben netto tra America e Italia, soprattutto visto le ultime 2 annate di rap italiano. Poi Brescia è quello che mi è piaciuto meno di tutti, ma perché ora dirò una cosa che magari molti mi odieranno, a me Brescia non mi piace per niente artisticamente. Passiamo alla traccia numero 3, VSP. Ed è what's up, bestemmio sempre, parto dal wake up. Spacco per sempre, sono un server che non fa il backup. Da bambino al telegiornale c'era il Mulla Omar. Vazte no lacking sul vaso, doble, doble. Tu dimmi quando, fra quando e come, come. Se vuoi un consiglio ti dico dove, dove. Ho quei tricks nelle shocks, da Luca Santu terzino. Da che ricordo io ti rivolta come un calzino. Spino da ragazzino, Simo Mariano e Cimo. Anche questa mi è piaciuta davvero tanto, specialmente il ritornello che lo trovo molto orecchiabile, ma anche il beat davvero mi fa entrare bene con il mood proprio della canzone. Poi proprio il ritornello costituisce il punto forte della canzone, perché per il resto è affiancato da 2 strofe abbastanza corte, ma comunque nel complesso suona molto bene. Un po' in tutte le parti del testo ci sono riferimenti a squadre di calcio o proprio a schedine, e infatti possiamo dire tranquillamente che Vazte è un grande appassionato sia del calcio che proprio delle scommesse. Tra l'altro proprio il suo nome Vazte deriva da Ricardo Vazte, un calciatore brasiliano che ha proprio giocato nel West Ham, che cita anche in una parte della canzone. Quarta traccia, Schillato, che era uno dei singoli estratti, ma se devo essere sincero non mi ricordo di averla ascoltata, o comunque non me la ricordo, quindi l'andiamo a ascoltare. Oggi fra dopo 6 mesi palleggio, ecco tutta la zona dal tetto. Sono già leggenda, non salgo e non scendo a repare Alessandro, sono
sono benedetto. Me la rifaccio, schillato. Dovrei essere in FIFA. Sono schillato, killato. Puoi dirlo, questa è una mia canzone, quindi la odierò. Sprecato, è talmente sprecato che sono spacciato. A meno che non ti venga suonato il mio stesso clacson, bro. Domenica in campo tornava ste. Sono tre punti buoni per il sorpasso. Allora sì, penso forse di averla ascoltata solo una volta in vita mia, però non me la ricordavo così bella e così forte. Mi è piaciuta davvero un sacco anche questa. Numerose e infinite citazioni al calcio, a FIFA e a tutto questo mondo di cui Vaz è estremamente appassionato. Dice: oggi fra dopo sei mesi palleggio. E qua si riferisce al 2018, anno in cui si è rotto non so cosa, un crociato, comunque una gamba, e ha tenuto un gesso per un bel po' di tempo. Ma si può anche riferire al fatto che per diversi mesi è stato inattivo musicalmente parlando. Nella seconda strofa invece apre con una critica bella diretta: vengo da dove si muore su un ponte. Infatti Vaz è come Tedo e tutta la Wild Bandana è genovese, e si riferisce al crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018. Passiamo alla quinta traccia, Mowgli e Tarzan feat Tedua. Ritorno da me e se ne va Genève, da Palmaro al CEP e le Champs-Élysées. Non so cos'è che farò, facciamo calcio e box. Tu non ne sai nulla, ce l'hai scritto in fronte. Mowgli e Tarzan nella giungla, colpi in canna la mia ciurma. Passo in via di Pre-Oloro nascosto. Leggo Città di Andrea scritte sopra al blocco. Vida sempre come Ciche sotto al banco. Ci sta, fino adesso non è tra le mie preferite dell'album, ma apprezzo il fatto che si distingue rispetto alle altre perché ha un mood abbastanza diverso. Nella sua strofa Vaz cita anche Palmaro, e chi conosce Vaz da un po' si ricorderà la hit, una poi delle sue prime, Live and Die in Palmaro. Traccia che ai tempi quando uscì era considerato un estratto di VT2M mixtape, ma che poi ad oggi Vaz ha deciso di scartare. Entrambi ovviamente di Genova, non possono che essere influenzati a modo loro anche dal grande De André, come tutta la città. Traccia numero 6, Dos Santos. Dos Santos, Dos Santos, oh Dos Santos. Per quando rientro ti ho fintato il cross. Sono in partnership solo con Palmaro, gli affisionados. Quando rimo qui si blocca una strada, rovescio un camion. Il mio flow per anni non c'è nessuno che l'ha già fatto. Lacrime in tutta la squadra quando ho lasciato la squadra. Sei una carnivora nata, hai una radice quadrata. Senti che dice mio frata, cosa racconta la strada. Vedi che dice la carta, lacrime in tutta la squadra. La traccia è dedicata ad Alessandro Dos Santos, che è un ex calciatore brasiliano, ex difensore del Parma, che è la squadra preferita di Vaz. Ho apprezzato tantissimo il fatto che la traccia, parlando di un brasiliano, presenta molte influenze su questa scia. Anche il beat un po' mi ricorda, non voglio dire le favelas, però tutto quel clima che c'è lì. E ovviamente nella canzone non possono mancare i riferimenti al calcio, anzi è composta praticamente da questo per lo più. Ed è una cosa molto figa, perché se ci penso non mi viene in mente nessuno così fissato nel calcio, ma non solo a livello personale, ma che poi lo cita anche nelle canzoni. Passiamo alla traccia numero 7, Beckham, altro calciatore, questa volta è il feat con Southwell. Quindi andiamo a vedere cosa hanno combinato. Sono un ragazzo interessante, fatti due schioppi che è rilassante. Piuttosto che essere come voi, sto chiuso in casa a farmi le canne. Ho risposto a caso però indovinato, vedi i miei punti rispetto che continuano a salire ancora. Sì, la zona, appoggio ogni mia parola, o torno a dormire a scuola. Sì, ma broda, quello che vuoi migliora. Primo drill king di sopra. You don't wanna get made redundant. The ops are fast and furious. When we came to the block like hunters. How can you run off and leave your friend and boy in number stunners? Non so perché, ma mi aspettavo una traccia UK drill. Il mood è completamente diverso, infatti sono rimasto un po' spiazzato. Però nonostante questo la trovo comunque molto orecchiabile e molto rilassante. La strofa di Southwell non mi è dispiaciuta. Sarò onesto, non ascolto molto rap inglese, non ho ancora capito se la pronuncia mi piace o no, perché in alcuni punti la trovo molto figa, però in altre l'accento mi dà un po' fastidio. Colgo l'occasione per dirvi che se avete artisti inglesi da consigliarmi, scriveteli tutti nei commenti. L'ottava traccia è Benedetta, Fittizi. Avendola già ascoltata non l'ascolterò, vi dico velocemente quello che penso. È una traccia carina, onestamente non mi ha fatto esaltare, però ci sta. Izzy secondo me ha eclissato totalmente Vaz, in quanto la sua strofa mi è piaciuta molto di più, ma secondo me è proprio quasi oggettivamente su un altro livello. Detto questo, passiamo alla traccia numero 9, Risky Road, che è feat Pepe Sox. Strada, riuscirò vestito tutto Prada, e mi godono forte quando arriva la madonna. No, non dirmi nada. Senti G come Ford, come Harrison, Mac,
come Ellison, Square come Madison, 3 come Iverson, scalata come Edison, G come Pepe Bro. Vengo da giù come la marijuana, buona come i calacala, presi che comandano su in zona. Lavoro poi drogati e guardando Maradona, ma i palloni d'oro ce l'ho in tasca e del cerimonia. Ci sta anche questa, è un bel sound, non è una di quelle che mi è piaciuto di più nell'album, però mi aspettavo di peggio, ma più che altro perché Pepe Sox non mi piace per niente, però in questa canzone non l'ho trovato particolarmente fastidioso. Secondo me i due hanno qualche tratto in comune, nel senso che sono stati artisti che per più anni sembrava dovessero fare il salto di qualità, sembrava dovessero sfondare e poi non l'hanno mai fatto, ed ora entrambi sono un po' dei talenti inesplosi. Passiamo alla traccia numero 10, che poi effettivamente è l'outro del disco, Sorry for the Way. Per la gioia di sti rapper, degli estimatori, dei distributori, immaginarmi o vedermi da fuori. Chi sei, chi sei, chi sei, chi sei, chi sei? Vaste due mixtape, sorry for the wait. Sono un po' tanto Frank, ti faccio l'elastico. Si dice che sia Cristo Dio, ma è solo il plastico. Rossa, beccati un posto number, o ti porterò alla partita, o ti porterò al ristorante. Oh, ho il cuore puro, non ho fallimenti. Ho fatto più di 600 palleggi. Un altro che sicuramente ci sta, conclude bene un disco che mi è piaciuto, ed essenzialmente Vaz si scusa per il ritardo. Fra come il rave sono ancora in piedi, anche se ho fatto dei brutti incidenti. Questo è riferito al fatto che innanzitutto il rave è stato accoltellato ad un occhio, però è ancora vivo e di conseguenza è ancora in piedi. Ma viene anche citata proprio Brutti Incidenti, che è una traccia di il rave, Nader Shah e proprio Vaz. Andiamo ad ascoltare la bonus track, Over 2.5 feat Comi e Tedu. Anche questa l'ho già ascoltata, ma non l'ascolto da tanto e voglio vedere se è così bella come me la ricordo. Prendo il 2 dello Shakhtar, l'over 2.5 del classico in Spagna. Domani cerco un vero lavoretto, da sabato in poi che è una brava ragazza. Se vinco oggi stasera la porto a Varazze. La porto per aria, la testa per aria. Aeroporto Kinawa, a Baia. Una donna che gira la strada e mi fa. Ma non importava, a lei bastava un sorriso per cena. Fare il soffitto sta cadendomi addosso, un'armatura di plastica, pessima idea. Vuoi la mia penna, ti sistemi per la vita la... Beh sì, se devo essere onesto mi ricordavo il beat un attimo diverso, infatti pensavo fosse una versione alternativa alla traccia originale, invece è sempre lo stesso il beat ed è veramente una bella traccia. Ai tempi si creò un mezzo meme perché Vazze dice: prendo l'X della Lazio, poi vabbè continua, prendo 2 dello Shakhtar, l'over 2.5 del classico in Spagna. E poi negli anni a venire c'era una giornata in cui c'erano esattamente queste partite e alcuni si giocarono proprio i risultati detti da Vazze, anche se non credo che vinsero onestamente. Che dire sull'album intero? Sarò sincero, io non avevo tutto questo hype, perché il mio hype per Vazze, come dicevo proprio nella reaction a Benedetta, con gli anni si è un po' abbassato. Ma dirò, mi ha sorpreso, è un bell'album d'esordio, considerato anche il fatto che quest'anno in Italia di album validi ne sono usciti pochi, e secondo me questo lavoro si può ritagliare tranquillamente uno spazio in una top 5, almeno mia personale. I feat bene o male mi sono piaciuti tutti, e quello che deve fare ora Vazze è continuare così, con questa costanza, perché già in passato non si riusciva ad affermare proprio per il fatto che un mese droppava un singolo, 4 mesi non droppava nulla, poi ritornava, e quindi ha avuto sempre alti e bassi dal punto di vista musicale. Ora invece spero che questo progetto gli dia la fiducia di continuare così. Voi cosa ne pensate dell'album e cosa ne pensate di Vazze? Avete una traccia preferita? Scrivetemi tutto questo con un commento qui sotto. Vi invito anche a lasciare un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, e perché no, condividetelo con chi volete. Iscrivetevi al canale nel caso in cui non lo foste, e se lo siete già, attivate la campanellina. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!